14:36 minuti in diretta, buon pomeriggio, bentornati a Doc. Da lunedì prossimo via libera a teatri, cinema, discoteche. Questa storia della discoteca sinceramente è meravigliosa, perché bisognerà capire adesso ovviamente i giovani, chiaramente, insomma, non noi persone mature, ma soprattutto i giovani, come si impiegheranno, ecco, in questi spazi, come si ballerà. E magari cercheremo anche di parlarne nei prossimi giorni con qualche addetto ai lavori. Però riaprono i centri estivi, sempre dal 15 giugno, quindi i bimbi dai 3 ai 5 anni, in alcuni casi anche meno di 3 anni. Insomma, cercheremo di raccontarvi anche quali saranno le disposizioni, fermo rimanendo, le regole sono uguali un po' per tutti, nel senso distanziamento, lavare le mani spesso e mascherina, ovviamente mascherina. Ma vediamo... chi sarà con noi oggi, ospite, o meglio, quelli che sono i nostri compagni di viaggio, quelli che ci accompagneranno appunto per questa ora e mezza di diretta. Andremo alle Castella di Isola Capo Rizzuto, un posto straordinario, bellissimo, meraviglioso, avremo anche degli operatori turistici, ristoratori, credo anche la referente di Confcommercio Le Castella, un'operatrice turistica, perché la situazione lì non è proprio rosa e fiori. Noi abbiamo visto in giro per la Calabria un po' di ripartenze interessanti, a dire il vero, ma a Le Castella ancora così non è. Ovviamente siamo molto preoccupati perché stiamo parlando comunque di un posto fantastico tra località più rinomate, più conosciute e anche più ambite per certi versi della Calabria. Quindi se immaginiamo la regione Covid-free, ecco, dobbiamo augurarci che già adesso, in questi giorni, in queste ore, ci sia questa forte ripartenza anche alle Castella di Isola Capo Rizzuto. Alle 15 invece affronteremo un'altra tematica, quello del mondo delle imprese, le banche, i rapporti tra le imprese e le banche, ma soprattutto queste dichiarazioni del Presidente Nazionale dell'INPS Tridico, molto, non so se ironiche o davvero poi effettivamente molto cattive nei confronti del mondo dell'impresa. Avete sentito qualche giorno fa, gli imprenditori non ripartirebbero perché vorrebbero sfruttare la cassa integrazione e quindi, diciamo, i soldi pubblici, per intenderci, ecco, per pagare i propri dipendenti. È andata su tutte le furie la Confindustria Nazionale, di questo parleremo anche col presidente di Confindustria Catanzaro, Aldo Ferrara, che sarà con noi a partire dalle 15:05. E per chiudere, dicevamo appunto al via teatri, cinema, discoteche, ma per quanto riguarda il cinema soprattutto, oggi vogliamo parlarne con un critico cinematografico, Gian Lorenzo Franzì, un nostro caro amico, fra l'altro ha realizzato anche una produzione che per un paio d'anni abbiamo trasmesso anche noi di Esperia, lo vedete in questa delle foto con lui, ovviamente parleremo di queste riaperture, il numero sarà sufficiente, boh, non lo sappiamo ancora. Perché sapete che al chiuso non più di 200 persone potranno accomodarsi appunto all'interno di sale cinematografiche e teatri, ma soprattutto da lui cercheremo di capire quali sono i nuovi film, i film che ovviamente adesso si aspettano in questa stagione strana, stranissima, perché penso che le prime visioni resteranno anche per i mesi di luglio e di agosto. Ovviamente, e vedo che ci sono già delle persone prenotate, chiamateci perché vogliamo dialogare ovviamente con voi. Questi sono i temi che abbiamo scelto, ma insomma noi allarghiamo volentieri con tutti voi. 0962 93 12 96 oppure i messaggi al 324 699 60 67. Prima di andare alle Castella, sentiamo cosa ci vuol dire Enzo, che oggi chiama praticamente in apertura. Buon pomeriggio. Non ti sento bene io però. Io invece sempre comunque forte e chiaro. Adesso cercheranno dalla regia di aiutarmi a fare uscire la mia voce un po' meno metallica, perché effettivamente entra qui. Ecco, adesso forse mi senti meglio, Enzo. Ok, però non ti sento bene, io non riesco a sentirti. Va bene. Vai. Allora, posso allegarmi, mi allego alla discussione di ieri. Come non ti ho potuto chiamare, mi dispiace. Per le bandiere. Me la fai fare una notazione? Sì, poi però non so se sai che Tiziana Tombesi, il commissario, ha già chiesto scusa a tutti i crotonesi. Capisco,
Allora, cerchiamo di risolvere intanto il problema audio. Se siete d'accordo, andiamocene alle Castella, lo richiamiamo Enzo, così magari apriamo proprio una nuova finestra con Enzo e con tutti coloro che vogliono parlare con noi circa la situazione delle panchine. Dicevo, comunque c'è un comunicato stampa del commissario Tombesi, ma di questo parleremo da qui a qualche minuto, cercando di risolvere anche i nostri problemi tecnici. Dicevo, comunque andiamo alle Castella per capire com'è la situazione. Intanto vedo già inquadrato il buon Luigi Saporito, che insieme alle immagini girate sia stamattina a copertura che adesso in diretta da Mimmo Stefanizzi incontrerà chi in fondo tutti i santi giorni spera di avere a che fare per giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, insomma, spera di dare una rivitalizzazione seria e concreta all'economia attraverso ovviamente la categoria del turismo e quindi la ricettività turistica. A te Luigi Saporito e buon pomeriggio anche ai tuoi ospiti. Sì, grazie direttore, grazie per la linea. Siamo qui alla Castella, insomma, una delle due perle dello Ionio, l'altro è Soverato, ma Castella sicuramente è rinomata anche in tutta Italia, forse anche oltre i confini nazionali. Con noi una delegazione di operatori turistici, commercianti, ristoratori che oggi vogliono manifestare questo problema, questa veramente difficoltà a voler ricominciare, perché è vero, è finito il lockdown, fase 1, fase 2, fase 3, però qui davvero è complicato, è difficile ricominciare perché siamo tagliati fuori dal mondo, perché non ci sono vie di comunicazione. Ultima notizia, Albastar, che era un vettore che portava i turisti dal nord Verona e Bergamo qui alle Castelle, in questa zona, e faceva scalo all'aeroporto Sant'Anna, ha cancellato tutti i collegamenti per questa estate. Di contro ci sono due villaggi turistici che tutti ricorderanno, Valture e Grandi Viaggi, che hanno chiuso perché non hanno turisti. Insomma, è un cane che si morde la coda. E di questo e di altro ne vorremmo parlare intanto con Francesca Costantino, che rappresenta la Confcommercio, poi con noi c'è ancora Eleonora, Antonio, Marcello e Pino. Insomma, una bella delegazione di questi operatori turistici. Allora Francesca, è difficile Francesca ricominciare? Salve, buonasera. Sì, è molto difficile ricominciare. Noi ce la stiamo mettendo tutta, abbiamo cercato di aprire nonostante tanti problemi, nonostante non sono arrivati fondi da parte delle banche, dal governo, non sono arrivati aiuti concreti, noi ce l'abbiamo messa tutta e abbiamo cercato di riaprire. Però in queste condizioni non sappiamo finché riusciamo a rimanere aperti e a farcela. Ad Eleonora volevo chiedere, ma è un'estate già compromessa, Eleonora? Beh, sicuramente è un'estate con un grosso punto interrogativo per tutti i commercianti. In tutti i settori, che si parli da ricettivo, ristorazione, alla subacquea, tutti i settori sono compromessi seriamente. Noi siamo qui, ce la stiamo mettendo tutta, vogliamo riaprire perché lei Castella se la sente di riaprire. Però non sappiamo come sarà questa stagione, cosa ci accadrà poi da settembre in poi, vista la situazione, anche perché, come diceva lei precedentemente, i collegamenti sono stati azzerati, i grossi villaggi sono chiusi, quindi noi non sappiamo quello che ci aspetta e quello che ci aspetterà poi dopo la stagione. L'accusa di Antonio è particolare perché praticamente, insomma, è una regione che forse ancora non guarda al turismo come dovrebbe, Antonio. Beh, sicuramente, intanto dico che noi siamo una regione con 850 km di costa, voglio dire, abbiamo tanto da invidiare alle altre regioni italiane, ma poi io vado proprio sullo specifico e facevo una riflessione l'altro giorno: se due villaggi che negli anni 70, quando sono nati, Grandi Viaggi e Valturre, va bene, oggi a distanza di 40-50 anni, Valturre chiuso già da due anni e Grandi Viaggi con il problema del Covid, quest'anno hanno deciso di non aprire, beh, qui a me mi viene di fare una grossa riflessione, va bene? Qui il problema è che probabilmente la Calabria non è appetibile da parte dei tour operator per una questione innanzitutto di collegamenti, perché turismo significa arrivare, signori miei, in antico greco significa proprio
proprio arrivare, va bene? Allora, o qui arrivo con i mezzi che quelli attuali o non ci arrivo. E alla fine ci siamo ritrovati due grosse strutture che negli anni, durante la stagione, le presenze, parliamo di 70.000-80.000 presenze al TH, all'ex Grandi Viaggi, e parliamo di 100.000 presenze al Valtour. Significa che sul territorio noi abbiamo perso 150.000 presenze. Beh, no, non è cosa da poco, per cui noi è vero che stiamo cercando di ripartire, però siamo al 10 di giugno e qui ancora non si vede nulla. Marcello, i ristoratori, un grido d'allarme anche per voi. Sì, intanto lasciami salutare il direttore Audio, anche un nostro amico che con Esperia TV siete sempre presenti a darci voce alle Castella. Allora, a questo punto volevo rivolgermi anche a tutta l'utenza del nord Italia, bergamaschi, diciamo, bresciani, quelli che purtroppo, diciamo, in questi giorni sono stati un po' discriminati, di venire alle Castella, perché le Castella è un posto stupendo, è la zona più soleggiata d'Italia, dove c'è anche la migliore aria del pianeta. Questi studi fatti dall'Università di Padova nel 2005-2006 hanno dato questi dati, sia per l'aria migliore al mondo, in quanto noi siamo fra due mari e alle spalle abbiamo la Presila Catanzarese e la Sila Grande, e poi abbiamo la zona più soleggiata d'Italia che parte da Praia Longa fino a Crotone, dove oggi potete voi constatare che abbiamo il sole, mentre in altre zone d'Italia sta diluviando. Allora vorrei rivolgermi appunto a tutta l'utenza del nord di venire alle Castella, perché qui si vengono, diciamo, a rigenerare. Poi abbiamo un mare stupendo che qualche amico lombardo ha definito il mare della Calabria, non il mare, il mare dei Calaibre, no? Cioè ha associato i Calaibre proprio per il mare. Un'altra cosa, volevo rivolgermi alla politica nazionale e regionale, che devono aiutare, diciamo, gli esercenti, perché in questo momento noi stiamo soffrendo molto, perché negli ultimi due anni abbiamo avuto anche un commissariamento che è stato un po' disastroso. Adesso abbiamo avuto il Covid 19, però noi abbiamo avuto il Covid 17 e 18 che ci ha distrutto un po'. Allora la politica dovrebbe adesso in questo momento dare, diciamo, qualche contributo, ma con non tanti vincoli, perché qui c'è gente che purtroppo abbiamo avuto gli ultimi anni che stiamo lavorando 15-20 giorni, e in 15-20 giorni non possiamo tenere in moto le nostre macchine, poi diciamo d'inverno dobbiamo mantenere anche le famiglie e purtroppo non ci riusciamo. Allora dovrebbero essere, come ha detto anche il presidente della Confcommercio di Catanzaro, io lo ascoltavo appunto su Esperia, dove diceva che bisogna togliere questi vincoli, questi soldi devono andare direttamente alle partite IVA, perché se passano per diciamo l'ATR o queste robe qua, è chiaro che qualche operatore non è stato in regola, ma non perché vuole evadere le tasse, proprio perché non ce la facciamo. Allora la politica si deve interrogare, io mi rivolgo anche alla Presidente Santella, di farsi portavoce col Governo nazionale, perché non ci possono paragonare nord e sud. Noi lavoriamo 20 giorni, al nord anche se partono e sono partiti, diciamo, a rilento 30-40%, però adesso sono partiti e vanno avanti per un anno intero. Noi Marcello, a settembre i saluti di Marcello Pino, non sono arrivati, come diceva Marcello, gli aiuti del governo, però sono arrivati i protocolli che voi dovete fare rispettare. Sì, i protocolli a non finire, infatti ancora oggi non finiamo di predisporre l'apertura con protocolli e tutto il resto, infatti sono tutte uscite fino adesso. E, per quanto riguarda tutti gli appelli fatti da regione, da governo, queste cose, effettivamente non hanno avuto questo sincronismo. E oggi vediamo i nostri creditori, perché creditori che abbiamo fatto ciclicamente, noi lavoriamo questi giorni, ciclicamente noi creiamo un volume d'affari che insieme ai nostri creditori facciamo questo ciclo tranquillamente per stagione, quindi investiamo dalla stagione prima per la stagione dopo. Stanno ancora aspettando i nostri fondi, qualcuno si è rassegnato e ha detto quando ha possibilità ci vediamo, intanto cerchiamo di cominciare a lavorare. Noi avremmo chiesto non tanto assistenzialismo, soltanto assistenzialismo per quanto riguarda questo momento. Avevamo chiesto veramente una campagna promozionale con questi fondi in qualche modo, cercare di anticipare il tempo e di farci recuperare in qualche modo la situazione, intanto che si creava questa condizione di normalità.
quindi, collegamento tutto il resto, questo le voglio dire. Grazie Pineo, vorrei tornare da Francesca, perché il messaggio che parte oggi qui da Legastella è uno, attenzione, qui non stanno buttando l'estate a mare, come mi piacerebbe sottolineare, però qui c'è voglia e soprattutto c'è forza di ripartire. Certo, noi abbiamo riaperto, abbiamo voglia di ricominciare. E siamo qua a darvi tutti i servizi possibili nel miglior dei modi. Allora, se non hai domande da studio, direttore, noi potremmo anche salutare qui da Legastella, vi regaliamo questa cartolina insieme con Francesca e Leonora, con Antonio, con Pino e con Marcello, sperando che questo messaggio, questo grido d'aiuto possa arrivare nelle stanze dei bottoni, posso usare questa definizione, e cerchiamo di recuperare questa stagione, perché diciamolo tutta, qui a Legastella si vive solo di turismo, di altro no, e per cui dover rinunciare a 3 mesi di estate è veramente un peccato per quanto riguarda l'economia del posto, ma soprattutto l'economia di tutte le famiglie. Grazie a Luigi Saborito, ovviamente anche ai suoi ospiti. Due riflessioni mi hanno colpito. La prima, 150.000, si prevede 150.000 presenze in meno rispetto all'anno precedente. Sono una enormità in un piccolo borgo come quello di Legastella. Ma questo significa anche che probabilmente queste difficoltà non sono legate soltanto in questo momento all'emergenza Covid-19, ma anche alla mancanza di collegamenti, dicevano i nostri ospiti operatori turistici da questo punto di vista. E questo è importante, capire per esempio il Sant'Anna che cosa significa, che cosa possa fare per tutto il territorio, per tutta la provincia di Crotone, non solo, anche per la Sibaritide. Ripartirà Ryanair, porterà persone in carne e ossa su questo territorio, al netto di Alba Star, insomma, voglio dire, ma i nuovi collegamenti riprenderanno così come preannunciato i primi di luglio, perché anche da lì passa una presenza concreta, diciamo, di italiani del nord che magari sceglieranno di venire qui in Calabria. L'altra invece è trovare le risorse necessarie e sufficienti per fare una buona promozione su scala nazionale. Perché? Perché effettivamente siamo una regione Covid-free. E adesso tutti quanti i giornali a parlare del fatto che dalla prossima settimana la Grecia riapre i propri confini agli italiani. Ma noi non li abbiamo mai chiusi. Non li abbiamo mai chiusi, a parte, diciamo, la fase, la stagione del lockdown. E allora, invece che invitare gli italiani ad andare in Grecia, ma venite in Calabria, ma venite in Sicilia, ma venite al sud, perché veramente vi potremo dire e vi renderete conto che il benvenuti al sud non è semplicemente una frase fatta. E quindi questo è il nostro auspicio. Allora, erano queste due riflessioni che volevo inserire. E forse mi aiuterà in questo anche Massimo, che credo sia collegato con noi da Roccella. Pronto Massimo? Ciao, salutare. Ha una voce un po' metallica, abbiamo un ritorno. Sì, c'è un ritorno, quindi credo che sia ancora, ci sia ancora un comunque, po' di problemi. So che la trasmissione comunque sentiranno bene. Sì, ho sentito, ieri non ti ho seguito, ma oggi ti seguo fino alle 10 minuti prima che finisci, perché ho gli impegni di lavoro. Ascoltami, io chiamavo prima cosa per ringraziare i medici, che tu, adesso da poco che si parla, non si parla più, ma i medici eroi che abbiamo avuto in tutta questa pandemia che c'è stata, quindi tu tua moglie credo che sia medico, e quindi ringraziamo facendo parte della tua moglie, ringraziare tutta la classe medica. Sei molto informato. Perché, sai, ecco, non sono aiutati ancora dallo Stato, non hanno aiuti, quindi praticamente chi opera nel pronto soccorso con molte difficoltà. Poi volevo dire un'altra cosa, parlare con il presidente dell'INPS. Il presidente dell'INPS dovrebbe occupare, che in parte ha ragione su quello che ha detto, che molte aziende non vogliono ripartire e trovano la scusa per chiudere e mandare a casa al nord, come tu ben sai, 150-200 persone all'azienda hanno trovato la scusa per chiudere, ma forse dovrebbe guardare dentro casa sua, che le aziende se ne sono andate all'estero per non pagare le tasse che si pagano allo Stato italiano, e dico una delle più grandi, anzi le due più grandi che posso fare pubblicità, alla FCA e alla Ferrero, che pagano sia in Inghilterra e sia in Liechtenstein, dove sono paradisi fiscali.
Quindi loro devono capire un attimino che ci stanno opprimendo con le tasse, questo è un grande problema, credo, per l'imprenditore. Poi il piccolo imprenditore, come ho visto alle Castelle, che facciamo sempre retorica, ma non è una retorica così, è perché la gente come fa a ripartire se tu sei stato bravo per 30 anni a prendermi e per 3 mesi non a darmi tu Stato? Questa è la mia domanda, Salvatore. Non so se riusciamo, io vedo questi bei negozi e speriamo che ripartano come, certo, come prima, certo, ma è difficile, adesso siamo al 30%, 40%. Certo. Salvatore, questo voglio dire, io, ma perché queste persone che hanno un intelletto medio-alto, che io sono forse un piccolissimo imprenditore e non ce l'ho, non trovano una soluzione al problema e ci creano più problemi di quelli che noi abbiamo? Questa è la mia domanda, Salvatore, che penseresti tu se fossi a capire quello che serve a un imprenditore in questo momento? Non stiamo cercando la luna o il sole, stiamo cercando dei diritti. Come? Sapete benissimo che nessuno ha preso niente, e se nessuno ha preso niente, come la banca, e concludo dicendoti così, ma perché la banca dà i soldi a chi ce l'ha e a chi non ce l'ha che facciamo? Ah, come quello a mezzo al mare, senza salvagente, gli mettiamo la mano sotto e lo facciamo affogare? Ma è una cosa naturale di questo mondo, non credo che nessuno voglia questo. Grazie Massimo, grazie, auguri ovviamente, no, sono felice, se stacchi anche alle 3:30 è meglio, perché significa ovviamente che stai riprendendo con i vecchi ritmi a fare la tua attività di piccolo imprenditore. Adesso, prima di andare in pubblicità, Felice da Sellia Marina, Felice Caristo, buon pomeriggio Felice. Mi senti Salvatore? Eccoci, ti sento, sì. Bene, buon pomeriggio, perché non ti sentivo bene. Niente, io volevo inserirmi un attimino a questo tuo servizio che hai fatto anche sulle Castelle, che hai fatto sulle Castelle in generale, sul Crotonese, e segnalare anche questa iniziativa che c'è sabato, fatta dal gruppo di azione locale di Crotone, a Castello Aragonese di Crucoli, di Torretta di Crucoli, relativo appunto alla degustazione del caciocavallo crotonese. Ecco, io credo che, come hai giustamente sottolineato tu, questo binomio, specialmente nel crotonese, anche dell'aeroporto Sant'Anna, e cercare poi di favorire tutte le eccellenze, uno di questi è il caciocavallo. Tutti si è occupato anche della crisi che l'ha attanagliato, relativa durante il periodo del Covid-19, mettendo avanti tutte le eccellenze, che enogastronomiche, che paesaggistiche di questo territorio, possa fare veramente la differenza. Ed è importante l'infrastrutturazione dell'aeroporto Sant'Anna. Grazie e complimenti per la trasmissione. Grazie a te Felice, grazie. Ovviamente sono contento, ecco, che ci sia anche questa unità di intenti. D'altronde non ci dobbiamo inventare nulla, questa è la verità. Dobbiamo semplicemente riuscire a mettere in rete quello che abbiamo, quel poco che abbiamo, perché non abbiamo tantissimo, ma siccome abbiamo un patrimonio straordinario, cose particolarmente, tra virgolette vendibili, allora mettiamo nelle condizioni, appunto, ecco, per esempio l'aeroporto, mezzo di comunicazione non moderno, ma è quello che in questa stagione è quello più facile da recuperare, che mette effettivamente in contatto, ecco, mondi, situazioni, territori, paesi, nazionalità, razze differenti, ecco, mettiamolo nelle condizioni di poterci dare davvero una mano. Questo è un po' il senso della riflessione, per cui sono contento che anche i nostri telespettatori la vedano in questa maniera, e tutto questo fa sì che noi si continui ad amplificare queste che sono le nostre, da una parte denunce, ma dall'altra le nostre umili, piccole, piccolissime proposte. Andiamo in pubblicità e poi parliamo col presidente di Confindustria. Allora, le 15 e 2 minuti, quasi 3 minuti, ancora in diretta, bentornati ad hoc, e diamo il bentornato, scusandoci per i problemi tecnici, stavolta è colpa nostra, diamo il bentornato ad Enzo che chiama da Crotone. Enzo, ci sei adesso? Mi senti meglio? Sembra peggio di prima. Va bene, io voglio dire due cose. Le fai dire? Certo, sei già in diretta, prego. Ok. Volevo accennarti le bandine ieri, quella...
quella visione che hai fatto vedere ieri. Secondo me non sono neanche a norma di sicurezza, perché se arriva qualche drogato o arriva qualche ubriaco dalla parte di sotto, tipo siciliana, a salire a grande velocità, gli va a sbattere contro e ammazza qualcuno pure. Perché questi che stai facendo vedere adesso sono a filo del marciapiede. Perciò arriva un utente con la macchina, qualche pazzo, a grande velocità di là, va a sbattere contro e ammazza qualcuno pure. Poi ho notato che sono sporchissime. Potevano fare anche una lavata, no? Un detergente, una cosa. Anche... Basta. Allora, volevo allacciarmi al fatto... Io ho notato di persona e denuncio qualcuno a chiamarmi a dire che è vero o non è vero quello che sto dicendo. Allora, io sono stato a fare una visita di controllo da un dottore qui a Crotone, non faccio nome per polemica. Pagavo 50 euro a visita. Sono andato l'altro giorno, ho fatto la visita di controllo. Sono andato a pagare, mi ha chiesto 60 euro. Mi ha detto, scusi, come mai ne pagavo 50, adesso come mai 60? Mi ha risposto, mi dice che lui ha delle spese, mascherine e detergenti. Questo lui li compra e non sa come fare. Va bene, dico, sì. La prossima volta ho pensato in me. Non ci vengo più e buonanotte. Lunedì mattina sono stato in lavanderia, ho portato tre vestiti normale, pagavo 7-6 euro, ma ha cercato 27 euro, tre vestiti, non voglio la testa. Gli ho detto scusa, come mai prima del Covid c'era un prezzo, adesso mi ha detto i prezzi sono, i detergenti sono aumentati, io non so come fare. E mi riallaccio al discorso delle cartelle, ristoratori, tutta questa roba qua. Anche in giro qua in Crotone, tutti hanno aumentato i prezzi. Di poco ma li hanno aumentati. Se vai in pizzeria e prendi una pizza da sport, hanno alzato i prezzi. Se vai al bar e prendi un caffè, hanno alzato il prezzo, da 20 centesimi, 30 centesimi, addirittura 1,50 euro. E non è che dico... Hanno ragione, non lo so, però... No, non hanno ragione, Enzo, ti interrompo e così dialoghiamo anche. Poi nel frattempo, ecco, sono contento perché vedo anche in monitor il ritorno del presidente Confindustria Catanzaro, Aldo Ferraro. No, non sono affatto d'accordo, non credo che questa sia la politica vincente. Io capisco naturalmente che la situazione è difficilissima e complessa, ma se a questo noi aggiungiamo anche una crescita complessiva, conseguenza di alcuni costi che peraltro... mi risulta vengano, non per tutti, ma vengano anche sostenuti finanziariamente dal pubblico, soprattutto mi riferisco ai detergenti, a tutto quello che serve appunto come dispositivo di protezione complessiva. Ma è, al netto diciamo dell'aumento dei costi, io credo che sia una politica sbagliata, perché in questa maniera è evidente che il consumatore che già di per sé ha difficoltà, ha il portafogli vuoto, se a questo aggiunge anche un aumento di alcuni prodotti o produzioni, io non credo che se ne esca con estrema facilità, ma da questo punto di vista sicuramente il presidente Ferrara ne sa molto più di me, magari parleremo anche di questo con Aldo Ferrara. Voglio però sottolineare, con questo chiudo ovviamente ringraziandolo come sempre perché ci dà sempre spunti di riflessione, Enzo, che bisogna anche sapere selezionare. Io adesso non mi va nemmeno di aprire qualche conflitto ovviamente di interesse, ancorché legittimo, ma voglio evitare. Però ci sono ristoranti e ristoranti, ci sono pizzerie e pizzerie, ci sono bar e bar, quindi tutto questo, diciamo, questo piccolo commercio, soprattutto la somministrazione di alimenti e bevande, va selezionato. In questo momento anche noi come consumatori dobbiamo lanciare dei messaggi molto precisi, perché non è vero che il caffè tu lo trovi al bar con l'aumento di 10 centesimi dappertutto, non è così. Noi fra l'altro abbiamo avuto anche degli amici in diretta che hanno invece dimostrato che non c'era questo aumento. Ma faccio appello a chi in questo momento ci sta ascoltando da tutta la Calabria. Non credo che la politica vincente sia quella del ritocco in aumento dei costi. Se sbaglio, vi prego, correggetemi, anzi chiedo subito che mi corregga se così dovesse essere al presidente di Confindustria Catanzaro, Aldo Ferrara, che è collegato con noi. Buon pomeriggio, presidente, e intanto grazie per aver accettato il nostro invito. La sento male però. Sì, credo ci sia qualche ritorno.
va e viene il mio audio. Adesso la sento. Adesso mi sente meglio. No, chiedevo in sostanza una correzione, ecco, su quanto appena affermato, Presidente. C'è questo ritocco in aumento di alcuni costi, soprattutto nell'area della somministrazione alimenti e bevande. Non mi pare sia la politica vincente. No, certamente non è la politica vincente, non è questo il momento di speculare, soprattutto diciamo sui prodotti alimentari. Probabilmente c'è un aumento dei costi nella produzione, però credo che in questo momento sia una politica che poi non paga né nel breve, secondo me, non paga neanche nel medio-lungo periodo, quindi assolutamente d'accordo. Poco fa, Presidente, siamo andati per un attimo a vedere lo stato in cui versano gli operatori turistici, i ristoratori, gli albergatori, tutti coloro che si occupano, ecco, di ricettività turistica in una delle zone più interessanti del nostro territorio, che è Le Castella di Isola Capo Rizzuto. E lì si sollevava una questione, una problematica che credo vada al di là dell'emergenza Covid, Presidente Ferrara, cioè in questo momento assenza di collegamenti strategici. Noi abbiamo l'aeroporto Sant'Anna che è praticamente completamente fermo, e se aggiungo, sarà d'accordo con me, immagino un collegamento di questa natura, parlo della 106 evidentemente, tra il Crotonese, tutta l'area ionica, persino il Soveratese con l'aeroporto internazionale della Lamezia Terme, è evidente che in queste condizioni noi il salto di categoria, il salto di qualità non lo facciamo, in un momento nel quale effettivamente la Calabria può definirsi libera dal Covid. Ma guardi, io credo che il problema delle infrastrutture, che certamente in una fase come questa si fa sentire soprattutto con le problematiche legate al turismo. Molti operatori turistici che sto ascoltando, con cui ci stiamo sentendo quotidianamente, sono molto incerti se aprire o meno. Questo per una serie di motivi. Uno è che evidentemente non c'è la certezza, anche per i motivi che lei stava dicendo prima, di avere prenotazioni sufficienti per fare fronte ai costi. Costi che sappiamo sono aumentati per il rispetto dei protocolli di sicurezza, e ancora ci si domanda fra gli operatori quali potrebbero essere le conseguenze di avere poi un turista che magari viene riscontrato positivo al Covid durante la fase diciamo turistica. Quindi capisce bene che le incognite sono molte, e se a queste incognite si sommano anche queste deficienze, che sono, devo dire la verità, adesso in maniera particolarmente grave, ma che ci sono sempre state. Le infrastrutture purtroppo sono uno degli elementi chiave per la competitività di un paese e per la competitività di una regione. Lei faceva riferimento, per esempio, al discorso degli aeroporti. Abbiamo visto come recentemente, questo è un... In teoria dovrebbe essere un segnale positivo, sono aumentati per esempio le frecce, arrivano le frecce rosse anche in Calabria, e questo inevitabilmente comporta anche con treni a lunga percorrenza da Torino, da Bologna, da Milano, da Firenze, però si scopre che per esempio nel tratto Roma-Reggio Calabria, dove noi, dico sempre, abbiamo bisogno di alta velocità, di alta puntualità, però anche... di alta puntualità e di alta velocità e di alta comodità, si risponde all'alta comodità, perché certamente più frecce con dei servizi diversi è più comodo arrivarci. Sull'alta puntualità ci speriamo, ma scopriamo con le frecce rosse, invito tutti i telespettatori ad andare a vedere, ci si impiega un'ora in più. Questo è un paradosso. È assurdo che si ripristini praticamente la fermata a Napoli Centrale, quando abbiamo la fermata ad alta velocità sempre che ferma a Napoli, si fanno due fermate, Napoli Fragola e Napoli Centrale, ci si impiega 40 minuti in più, quando sappiamo che la stazione di Napoli Centrale è l'alfa e l'omega di tutte quelle che sono i treni di alta velocità in Italia. Quindi tutte queste sono cose che evidentemente ci penalizzano, su cui bisogna fare una grande battaglia, perché è evidente che se diciamo a quelle che sono in questo momento, che sono sempre state delle difficoltà infrastrutturali, in questo momento ovviamente
si sentono ancora più forti. Certo, si moltiplica ancora di più ovviamente la difficoltà. E in queste difficoltà poi si aggiungono anche polemiche che sinceramente lasciano basiti persino noi operatori dell'informazione, che di solito sguazziamo quando leggiamo alcune affermazioni particolarmente colorite, ancorché insomma spesso anche non molto adeguate, non molto pertinenti. Per esempio quelle del Presidente Nazionale dell'INPS, il quale nei giorni scorsi, fra l'altro un'intervista su un autorevolissimo quotidiano nazionale italiano, sostiene che, insomma, voi imprenditori, Presidente, ci marciate, nel senso che adesso avete la possibilità, come dire, di sostenere almeno fino all'80% gli stipendi dei vostri dipendenti, per cui dice, ma sai che c'è, che mi sto fermo un altro mesetto, quasi a scordarsi che se siamo il settimo paese al mondo in fatto di produzione complessiva, lo dobbiamo, credo, per la stragran parte al mondo dell'impresa. Guardi, le dichiarazioni di Tridico, peraltro a mio avviso gravissime, non solo a mio avviso perché c'è stato tutto il mondo imprenditoriale che è in rivolta, sono irricevibili, surreali e provocatorie. Sono surreali per due motivi. La prima è che gli imprenditori, in un momento drammatico come quello attuale, hanno fatto fronte all'anticipazione delle casse integrazioni, quindi andando sostanzialmente a colmare le lacune e le inadempienze proprio dell'INPS. In un momento in cui, aumentando l'indebitamento o facendo fronte con risorse proprie, per poter mantenere gli stessi dipendenti, che ancora oggi molti degli stessi non hanno ricevuto la cassa integrazione, hanno provveduto alle imprese. Quindi è surreale che ci sia una dichiarazione di questo tipo da parte del Presidente Tridico. La seconda elemento che rende surreale questa dichiarazione è che fino a qualche settimana fa il mondo imprenditoriale veniva accusato di essere incosciente e irresponsabile perché voleva aprire a tutti i costi, nonostante quella che molti virologi continuavano a sostenere essere una fase acuta dell'emergenza sanitaria. Quindi si deve mettere d'accordo Tridico. Una volta, diciamo, siamo accusati di voler aprire e una seconda volta invece non lo siamo. Mi sa che questa invece è una cortina fumogena che si butta, diciamo, sul campo per cercare di colmare quelle che sono state invece le inadempienze, le lacune gravissime da parte dell'INPS. E quindi è veramente assurdo e poi è provocatorio perché in un momento in cui ascoltiamo il Presidente Mattarella dichiarare che bisogna che ci sia una grande unità nazionale da parte di tutte le forze, sia politiche ma sia anche imprenditoriali e anche sindacali, abbiamo un'azione provocatoria di questa misura che dà la dimensione dello spirito anti-impresa, anti-industriale di cui si rende portavoce e si rende interprete in questa maniera lo stesso presidente di una delle istituzioni più importanti del paese, quale è l'INPS. Io credo veramente che siamo ormai e abbiamo toccato il fondo da questo punto di vista. Parliamo del governo invece, Presidente, perché ci sono tre decreti, di fatto insomma sono diventati legge, hanno la forza appunto delle disposizioni normative nazionali. Complessivamente insomma c'è, seppure in teoria, una mole di risorse messe a disposizione del sistema economico italiano importante, tuttavia poi da una parte difficoltà nel rapportarsi con gli istituti di credito, per esempio per l'ottenimento dei prestiti garantiti dallo Stato al 100%, all'80%, al 90%, dall'altra la difficoltà anche di reperire concretamente il fondo perduto che in alcuni casi comunque gli stessi decreti prevedono. Solita questione, anche se un po' ci siamo seccati anche noi di dare le responsabilità sempre comunque alla burocrazia, come se la burocrazia fosse un Moloch e non fosse fatto pure di persone in carne ed ossa. Ma mi perdoni, perché in Italia siamo così bravi a costruire teorie, a pianificare, a programmare e poi concretamente però tra il dire e il fare, concretamente, pragmaticamente, spesso non c'è di mezzo il mare, ma tutto il globo, perché poi alla fine non facciamo, cioè restiamo sempre nella teoretica con le risorse che poi diventano magari debiti
passivi da un certo punto di vista, oppure crediti da parte degli imprenditori per anni e anni nei riguardi appunto delle pubbliche amministrazioni, quando i progetti vengono realizzati naturalmente. Ma in questi ultimi giorni si sta invocando un po' da tutti anche un nuovo patto, no? fra le imprese e fra lo Stato, invocando anche una fiducia reciproca che deve permeare il rapporto. In effetti c'è stato, c'è tuttora, non per rimettere il dito nella piaga di Tridico, c'è ancora un forte pregiudizio nei confronti del mondo degli imprenditori. Le dichiarazioni del presidente dell'INPS la dicono lunga da questo punto di vista. La verità è che abbiamo visto che quando si vuole, vedesi il ponte di Genova, si adottano degli strumenti e delle metodologie che consentono di realizzare un'opera infrastrutturale notevole in un anno e mezzo, particolarmente complessa, che è praticamente quasi terminata. Quindi significa che evidentemente quando si vuole si può, e certamente la burocrazia, ma a tutti i livelli, a livello ministeriale, nazionale, regionale, provinciale, comunale, è uno di quegli elementi che inevitabilmente crea delle viscosità, soprattutto nel rapporto con il mondo economico e con il mondo produttivo. Lo abbiamo visto in maniera, come dire, eclatante nel caso dei finanziamenti che sarebbero dovuti arrivare nei confronti delle imprese. Lì dov'è tuttora il nodo, dov'è il tappo? È nello scudo penale nei confronti degli istituti di credito, perché nel momento in cui la banca continua a rispondere di incauto affidamento, è evidente che farà tutte quelle che sono le valutazioni di merito creditizio da parte delle imprese. Non dimentichiamoci un'altra cosa, che visto che prima ha citato il livello nazionale, si è pensato a tamponare, ma non si è pensato, e lo stiamo vedendo, a quello che invece è la fase strategica e vera che deve riguardare la ripartenza delle imprese. Per cui abbiamo visto che durante la fase emergenziale si è risposto non con elementi di natura compensativa. Ricordiamo che le imprese non hanno avuto dei ritardi negli incassi, hanno avuto delle perdite secche che non recupereranno. Quindi si sarebbe dovuto agire con delle misure compensative a fondo perduto. Invece si indebita ulteriormente le imprese, e neanche lo si riesce a fare peraltro. È chiaro che quando un'azienda vive un momento di difficoltà economica e non incassa, se si indebita nel breve termine è evidente che si pensa al primum vivere, ma poi nel medio-lungo periodo si paga lo scotto. Quindi sarebbe dovuto essere, diciamo, una misura ponte per poi arrivare e quindi traghettare il sistema produttivo italiano verso una fase di ricrescita. Non dimentichiamoci che rispetto a questi danni che sono stati stabili e che saranno stabili nei conti economici delle imprese, avremo alla riapertura, che non è stata una ripartenza, prima di tutto perché abbiamo un lockdown strisciante, lo stiamo vedendo con quanti vincoli si sta continuando ad operare e con un aumento di costi per l'implementazione dei protocolli, ma non dimentichiamoci che abbiamo di fronte a noi un crollo della domanda nazionale, un crollo della domanda internazionale, quindi una domanda decrescente che non è quella che ci eravamo lasciati alle spalle. Certo. E la risposta a tutto questo è stata una task force di Colau che presenta un piano che sostanzialmente viene ignorato perché sono stati convocati gli stati generali dell'economia. Mi sembra che non ci siamo proprio in questo momento. Siamo molto distanti dalla realtà e soprattutto dai problemi del mondo dell'impresa, ma insomma ha fatto bene anche a sottolinearlo. Dall'altra parte c'è mancanza di domande, quindi se non ripartono anche i consumi è evidente che la situazione rischia davvero di farci fare diciamo una brutta figura. Il mio è un eufemismo. Vorrei concludere con questa domanda però, Presidente Ferrara, ringraziandola per la pazienza e la disponibilità. In Calabria, con tutta la fragilità, la precarietà dei diversi sistemi economici e sociali, a suo giudizio in questo momento, in questa fase, proprio perché abituati a queste fragilità, a queste debolezze, potremmo uscire prima, ecco, da queste difficoltà, oppure in realtà saremmo ancora una volta, come dire, l'ultimo anello di questa catena? Beh, allora, qui due considerazioni. È evidente che per uscire da questa emergenza occorrono anzitutto una cornice di provvedimenti nazionali.
Io purtroppo in questo momento, come ho detto prima, non è vero. È chiaro che qui la prima leva che bisognava attivare era quella della leva fiscale, una grande riforma fiscale, ma soprattutto una definizione fiscale del debito che le imprese durante le precedenti crisi hanno accumulato. I dati che sono usciti ieri in relazione a Riparti Calabria, visto che ha citato la nostra regione, su 20.000 imprese come target, soltanto per prendere il contributo di 2.000 euro, soltanto intorno ai 17.000 vi hanno partecipato, perché probabilmente gli altri 3.000 non avevano, avendo accumulato debiti, non avevano le carte in regola per poter fare la domanda. Quindi immaginiamoci questa cosa come si amplificherà e come peggiorerà nel futuro, quando, non dimentichiamoci, a settembre finiranno le moratorie delle banche sui crediti, finiranno le casse integrazioni e si riattiveranno nuovamente e finirà anche la sospensione dei versamenti fiscali. È chiaro che in una situazione del genere anche poi le misure diventano inagibili, anche quando vengono messe in campo e magari sono meritevoli, diventa difficile partecipare alla gara d'appalto, diventa difficile per molti anche andarsi a incassare i relativi saldi. Quindi la leva fiscale è il primo elemento su cui bisognava mettere mano e su cui bisogna mettere mano. Così come la burocrazia e così come anche un forte shock infrastrutturale. Io credo che la nostra regione, i nostri imprenditori, perché proprio sono abituati a vivere da sempre momenti difficili e emergenziali, siano, utilizzando un termine che va molto di moda, più resilienti, cioè più capaci di rispondere e di rafforzarsi. Io credo che questa effettivamente potrebbe essere un'occasione. Non dimentichiamo che noi abbiamo un groppone ancora più di 1,5 miliardi di fondi perenne sul bilancio regionale che possono essere rimodulati, abbiamo tutta la programmazione 2021-2027, gli imprenditori nostri, proprio perché più resilienti, più abituati a combattere, più abituati, diciamo, a terreni difficili su cui poter svolgere la propria attività, se gli si viene data, diciamo, le giuste occasioni, le giuste opportunità, sono convinto che riusciranno, forse anche prima degli altri, a dare delle risposte. Certo, i temi che dicevamo prima delle infrastrutture devono essere risolti una volta per tutti. Certo, bisogna accelerare sulla spesa pubblica, perché non è possibile, visto che il bilancio regionale non ha fondi, diciamo, liberi, e quasi tutti i fondi sono di derivazione nazionale e comunitaria. Certo. Sono finalizzati, quindi è chiaro che bisogna avere una visione, ma bisogna avere anche una progettualità. Da questo punto di vista, un'industria è pronta a dare, diciamo, con idee e proposte che già abbiamo, tutto il suo contributo all'ente regionale. I nostri imprenditori hanno dimostrato e dimostrano di comunque anche in questi momenti difficilissimi di stare in piedi. Credo che comunque, nonostante il quadro, non dico che bisogna avere ottimismo, bisogna essere sempre realisti, ma bisogna avere fiducia nel futuro. Ricordiamoci che la fiducia è il valore, diciamo, economico per eccellenza. Credo che risorse a disposizione ce ne sono. E se noi riusciamo a individuare, a costruire il sentiero giusto, noi, ripeto, proprio perché abituati a questo stato di difficoltà, più degli altri potremo essere reattivi e potremo costruire, diciamo, una Calabria, un sistema produttivo finalmente diverso, inclusivo, aperto, internazionale e credo anche digitale. È importantissima la trasformazione digitale, anche su questo bisognerà misurarsi. In bocca al lupo, buon lavoro e grazie per la disponibilità. A presto, Aldo Ferrara. Grazie, grazie. Presidente di Confindustria Catanzaro, oggi con noi. Ci fermiamo? Ci fermiamo. Pubblicità e poi torniamo ancora ad hoc. 15:30, quasi 31 minuti ancora insieme in diretta, lo faremo fino alle 16. Buongiorno, per noi che non abbiamo visto un centesimo dei bonus, siamo rientrati forse nell'ultimo DPM, non so cosa sia questo DPM, perché non è il DPCM, non c'entra con i soldi, il decreto, immagino, il decreto rilancio, non so, forse a questo. Ci sono novità per i pagamenti, ormai non ci speriamo più. Dammi ulteriori delucidazioni, caro amico, cara amica, perché se no ho qualche difficoltà da questo punto di vista. Buon pomeriggio, sia io che mio marito percepiamo la pensione, abbiamo diritto al reddito di cittadinanza e poi ci spetta la 14ª, visto che mio marito ha 54 anni, purtroppo la sua salute non glielo permette. No, non credo che abbiate diritto di reddito di cittadinanza con due pensioni, non so sinceramente
sinceramente che tipo di pensioni, ovviamente non conosco nemmeno le cifre, il reddito di cittadinanza abbiamo sempre detto è in realtà una integrazione al reddito, quindi è tutto conseguenza evidentemente anche dei propri redditi, delle proprie entrate, in questo caso delle due pensioni. Ancora, complimenti per la trasmissione, grazie al signore o alla signora, dice: ho appreso la bella notizia per il via libera dei matrimoni, finalmente. È vero che la fase emergenziale finisce il 31 luglio, cara amica, caro amico, ma chi te le dà queste notizie? Perché anch'io le vorrei queste notizie. Certo, ci si può sposare, assolutamente sì, ma sempre nei limiti delle disposizioni previste, quindi non c'è possibilità di assembramento, non si può ballare, tra poco parleremo anche, se ci riusciamo, delle discoteche. Si può ballare, ma bisogna restare a 2 metri di distanza, e quindi ovviamente si potranno fare i buffet, le cene, quei camerieri eccetera, però non ci potranno essere, bisognerà mantenere le distanze, avere le mascherine, e quindi insomma non è, attenzione, non, questa stagione estiva non la vivremo come abbiamo vissuto, diciamo, quella precedente, no? Con i matrimoni, abbiamo sempre detto, noi in Calabria fra l'altro facciamo dei matrimoni bellissimi, meravigliosi, solo per quello io mi risposerei, perché insomma avere 200, 300, 400 persone quel giorno lì sono davvero una cosa fantastica, per cui sì, ci si può sposare, ma sempre, ecco, nei limiti, e quindi anche questo abbiamo letto. Poi questo no, ne parlerò privatamente, te l'ho già promesso, caro amico Jasmine, credo. Allora, Donatella invece chiama da Cosenza, scrive da Cosenza, cioè volevo chiedere perché la Regione Calabria non sblocca i fondi Fitto Casa che aspettiamo da 4 anni. Questa è un'altra tematica importante, speriamo di poter affrontare anche questa tematica con l'assessore al welfare Gianluca Gallo, insomma, perché immaginiamo che sia una delle sue incombenze, una delle sue mansioni. Ancora dice, no, questo l'ho letto, però mi riscrive, ah, la 14esima, prendo 534 euro, mio marito 512, dopodomani avremo la via, vediamo se con questi numeri riusciamo a capire se si può integrare qualche cosa. Al momento sinceramente, cara amica, non voglio risponderti, perché quando una cosa la disconosco, non la conosco approfonditamente, preferisco dire non lo so. Giovanni invece chiama al telefono da Crotone. Giovanni. Pronto direttore, buongiorno. Buongiorno a te. Ascolti, io chiamo per l'ennesima volta per il discorso di buona spesa. Sì. Si ricorda? Purtroppo. Allora, una novità. Purtroppo mi ricordo, Giovanni. Purtroppo mi ricordo. Purtroppo non mi ricordo. Sono Antonio Covelli. Allora, una novità. Stamattina, per puro caso, sono andato a fare un protocollo in comune, quindi ho fatto questo e mi sono recato presso l'ufficio di competenza. Giovanni, una cortesia, spegni l'audio del televisore, perché sennò hai difficoltà, perché lì arrivi con un po' di latenza. Infatti io la sento male, direttore, no, la non sento mi male. Male, l'audio è abbassato, ecco. L'audio è abbassato. Io invece ti sento forte e chiaro, quindi prego. Allora, ho espresso il mio problema, sì, in quanto ancora tutt'oggi questi benedetti buoni spesa non sono arrivati. Io sono uno di quelli che ero positivo nella prima fascia, il primo lotto, si ricorda? Sì, siccome no, certo. Poi il blocco, poi il secondo lotto. E sono positivo anche nel secondo lotto. Allora, esprimendomi nei termini più appropriati di democrazia, è intervenuta un'impiegata dell'ufficio preposto delle politiche sociali. Nel colloquio che ho avuto con questa persona, tra l'altro una carissima ragazza, una persona per bene, ho avuto un disguido, ma dal disguido è uscito fuori, forza Giovanni, dai, forza Giovanni, se no facciamo notte, è uscito, cosa è uscito fuori? Cioè, in pratica è questo, che io assegnatario del primo lotto e del secondo lotto,
Il comune di Crotone ancora non sa niente, non sa nulla, praticamente sa semplicemente che l'azienda ha erogato, ma il sottoscritto non ha avuto nulla in merito. Scusami Giovanni, adesso vado un po' in confusione, pur vero che sono anch'io insomma sotto queste luci, ma di che stiamo parlando? Cioè non ho capito che c'entra l'azienda con il boni spesa. Il boni spesa, non è arrivato il messaggino, direttore. Ah, non cioè, è arrivato ti il sei messaggino visto... di accettazione. Okay. Ho capito, quindi ti sei visto nel secondo elenco, ti hanno dato il via libera, sei insomma beneficiario del secondo bonus spesa, ma l'azienda che si sta preoccupando di questa cosa non ti ha mandato ancora il messaggino. Ho capito, e quindi è fermo il secondo lotto in buona sostanza. Mi scusi direttore. Prego. Il comune di Crotone è consapevole che a noi cittadini arriva il messaggio, sì. Io presente, a me il messaggio non è arrivato, va bene? E il comune è consapevole che noi il messaggio è arrivato. L'impiegato mi ha detto: prendo in mano, in pugno la situazione tua e facciamo consapevole, perché noi eroghiamo i soldi, noi abbiamo erogato i soldi a questa, all'azienda. Quindi in pratica, che in sintesi le dico che a me mi devono del primo lotto e del secondo lotto dei soldini. E in realtà i buoni spesa, ho capito. E allora, siccome fra l'altro ieri, grazie Giovanni comunque, grazie anche per questa precisazione che hai fatto ieri, fra l'altro siamo riusciti in un modo o nell'altro anche a sollecitare il nostro piccolo, per carità, tutti i colleghi, tanti giornalisti, siti di informazione si sono occupati di questa cosa, ma insomma oggi Costantino, chiedo scusa al prefetto di Crotone, Tiziana Costantino, che è commissario del comune di Crotone, ha chiesto scusa per avere, leggo testualmente, offeso il senso estetico di molti cittadini che hanno fatto sentire la loro voce sui media a proposito della collocazione delle famose tre panchine di Piazza Duomo a Piazza Pitagora. Ebbene, dice, convengo con tutti voi crotonesi, le panchine per la loro foggia, per la loro forma, eccetera, possono trovare una migliore collocazione in uno scenario diverso. Allora, dice il commissario, l'allocazione delle panchine era comunque provvisoria, ma ha detto in sostanza che adesso, al più presto possibile, saranno sistemate, saranno spostate. Quindi speriamo nelle prossime ore di non vederle più a Piazza Pitagora. Questo però mi lega anche all'esigenza di Antonio di poc'anzi, perché Antonio giustamente dice, ma insomma io mi vedo lì negli elenchi, ho la possibilità di prendere i buoni spesa, però poi la ditta che dovrebbe, attraverso immagino una convenzione, un contratto di lavoro con il municipio, che mi dovrebbe mandare sto messaggino senza il quale io non posso recarmi in un supermercato a fare il buono spesa, è sempre il solito problema, sempre la solita burocrazia. Per cui ecco, ci rivolgiamo ancora al commissario Tiziana Costantino, cerchiamo di capire perché insomma da una parte vengono pubblicati gli elenchi degli aventi diritto ai bonus spesa, ma dall'altra però non arriva il messaggino che sembrerebbe essere il famoso voucher, ormai tutto virtuale, senza il quale purtroppo poi non c'è questa possibilità. Abbiamo Pietro che chiama da Crotone, poi vedo già pronto il nostro caro amico da Lamezia Terme, Gian Lorenzo Franzì, ma andremo con lui fra poco. Intanto Pietro da Crotone. Pietro. Buonasera direttore. Buonasera a te. Mi sente? Sì, forte e chiaro Pietro. Voglio fare una domanda. Siccome ho visto che si liberano teatri, cinema e discoteche, sì, no? Sì. E il calcio come mai non si libera il calcio? Il calcio non si libera perché queste sono perché i paradossi. Perché non si viene dal campo? Arrivato a questo punto. Ne abbiamo parlato pure. Viene dal campo adesso. Ne perché parlato... chi li guarda questi qua in discoteca? Chi li guarda? Hai ragione. Allora andiamo che andiamo pure al pallone, al calcio. Certo, ne abbiamo parlato col direttore generale Raffaele Vrenna la scorsa settimana, perché effettivamente se la disposizione del governo nazionale dice potete andare a guardare un film al cinema purché al chiuso non vi siano più di 200 persone, allora mi viene spontaneo dire ma a questo punto in uno stadio, fra l'altro stadio all'aperto, e magari se tengo il distanziamento di un metro e mezzo non ci andranno 20.000 persone, ma insomma 5-6.000... Sì, detto, sì. A questo punto bisogna andare al campo, arrivato a questo punto qua bisogna andare anche al campo, che mi rappresenta che aprono le discoteche, il cinema, i teatri, chi ti guarda questi? Insomma tu vorresti andarla a vedere sto Crotone Chievo, di la verità. È logico. Certo. È un buon abbonamento.
Sei un abbonato? Possiamo andare perché siamo 4.000 abbonati. Sì. Sì, c'è anche siamo questa... Siamo 5.000 abbonati a Crotone, possiamo andare benissimo al campo. C'è anche questa postilla, chissà che non si riesca a sbloccarla. Ci credo poco, perché insomma dalla Serie A arrivano notizie di altra natura. Però intanto in bocca al lupo e buon vento al Crotone Calcio contro il Chievo, insomma con l'auspicio che si raggiunga questo obiettivo che sarebbe davvero sorprendente per certi versi, ma assolutamente meritato. Ma intanto, visto che lo ha detto anche, lo ha inserito anche il nostro Pietro, via libera, dicevamo, da lunedì prossimo ai teatri, alle discoteche, ma anche ai cinema. E allora chi meglio di un critico cinematografico per parlare del futuro, o se volete del presente, ma soprattutto del futuro delle sale cinematografiche, con noi, e lo ringraziamo, eccolo qua, lo vediamo in diretta, Gian Lorenzo Franzì, critico cinematografico. Buon pomeriggio e grazie. Se vai sulla tua sinistra poco poco è un po' meglio, così ti centri e riesco a riprenderti meglio. Gian Lorenzo, ciao. Dov'è l'audio di Gian Lorenzo? Che fine ha fatto? Vediamo se riusciamo a sentirlo. Pronto, Gian Lorenzo? Sentite? Pronto, prego. Abbiamo qualche problema, non so perché il ritardo in questo caso, non riesco a sentire. Gian Lorenzo? Io sento. Ecco, adesso forse sento meglio. No, c'è qualche problema. Allora, cerchiamo di risolverlo a stretto giro. E, dunque, le 15:43 minuti, ci sono altri messaggi. Allora, vediamo un po'. Eccoli qua. Dunque, secondo me le discoteche sono pericoli. Il virus si diffonde veloce. Grazie, ci dice questo amico o questa amica. Poi invece da un 346 che è in questo momento online, però il messaggio lo ha prima scritto, poi lo ha eliminato, non ho avuto la possibilità di leggerlo ancora. Scusi, non mi sono spiegata, siamo quelli a cui i codici Ateco, nonostante eravamo nel turismo ma assicurati da cooperative, ora ci hanno detto di essere stati ripresi. Ah sì, praticamente fate parte di quelle famose 42.000 domande che in un primo momento l'INPS aveva bocciato circa i famosi bonus 600 euro del mese di marzo. Ok, credo che questa sia la situazione. Ancora però, dice questa amica, questo amico, non abbiamo avuto nessun esito. La domanda da sempre la stessa risposta, cioè respinta. Abbiamo novità in merito? No, io signora, signore, non so chi tu sia, non ne ho in questa fase. Quello che ho dato è un comunicato stampa ufficiale dell'INPS con il quale appunto l'INPS stessa informava che queste 42.000 domande sarebbero state reintegrate. Per cui se arriva un ulteriore messaggio, se il messaggio precedente, io non dispererei, ma se c'è un nuovo messaggio con il quale si preannuncia o si annuncia nuovamente che la domanda è stata nuovamente respinta, allora a quel punto evidentemente ci deve essere qualche problema relativamente grave, ecco, diciamo da questo punto di vista. Poi a proposito sì della quattordicesima dei 534 euro, ci ringraziamo. Fate i complimenti alla trasmissione, ringrazio io voi che siete sempre in tanti a scriverci e noi continueremo imperterriti, andremo avanti ancora con questo programma perché abbiamo capito che noi abbiamo bisogno di voi e credo nel nostro piccolo che voi abbiate bisogno di noi. Arrivano dei numeri strani, stravaganti anche, da Milano, ma non ce ne curiamo perché siamo convinti di essere... nella parte giusta, quindi andremo avanti ancora. Il vero dato sono i vostri messaggi, sono le vostre telefonate e anche, se mi posso permettere, il vostro affetto. Allora, riusciamo a risolverlo il problema con Gian Lorenzo oppure andiamo avanti, anche perché voglio dire, io avevo detto, vi avevo comunicato che avremmo parlato appunto diciamo dell'argomento principale, che poi è quello che abbiamo scelto oggi, lunedì, via libera, teatri, cinema, discoteche, questo praticamente è l'ultimo step, no? delle riaperture. Attenzione, si lasciano fuori ancora le università, ma di questo parleremo nelle prossime ore, restano fuori anche i grandi eventi,
Stranamente resta fuori anche la giustizia. Comunque dal 15 giugno i bambini entreranno nei centri estivi, si tornerà a cinema e teatro e negli spazi culturali entreranno anche per piccoli incontri, ovviamente ci sarà la possibilità di riprendere convegni, discoteche, insomma il tutto con nuove linee guida che sono state approvate appunto dalla conferenza Stato-Regioni e che verranno allegate al DPCM che disciplina la fase 3. Dicevo, a proposito di chiuso, vedete un teatro meraviglioso, qui credo, dove siamo? A Cosenza credo, questo sì, questo è il Teatro Rendano, ecco, un massimo di 200 spettatori, invece 1000 all'aperto, però attenzione, bisognerà sempre comunque mettere le mascherine per il pubblico, mascherine per gli operatori che organizzano l'accesso del pubblico e per tutti gli artisti. Queste sono le misure previste dal decreto governativo 17 maggio per la ripresa. Distanziamento invece di un metro da fermi, da due se in pista nelle discoteche. Dunque si tornerà a ballare dal 15 giugno, ma solo all'aperto. Quindi queste sono immagini repertori, attenzione, non crediate che sarà così da lunedì sera, perché così, ahimè, non sarà. La capienza di circa metà degli spazi, modalità ovviamente per certi versi anche difficili da rispettare, diciamola tutta. E poi infine volevo dirvi che sempre da lunedì ripartono i centri estivi per i bambini con almeno 3 anni, i centri ovviamente dovranno riaprire in sicurezza e tutte le attività si dovranno svolgere in presenza degli operatori, nelle sedi che sono quelle dei servizi educativi per l'infanzia nelle scuole. In alcune regioni, come per esempio l'Emilia-Romagna e il Veneto, sono già partiti. In Veneto anche fra l'altro con alcuni esperimenti per i nidi per i più piccoli da 0 a 3 anni. Ma ufficialmente, quindi anche in Calabria, i centri estivi riapriranno soltanto per i bimbi dai 3 anni in su. Fra poco vi farò vedere anche uno screenshot che mi è stato mandato dal nostro Francesco Creazzo, ma per intanto proviamo a ricollegarci con Gian Lorenzo Franzì. Vediamo se questa volta il collegamento va in porto. Gian Lorenzo. Io vi sento. E adesso ti sentiamo anche noi. Buon pomeriggio e grazie per aver accettato il nostro invito. Buon pomeriggio. Allora, ripartiamo dunque anche con i cinema. E tu cosa ci dici? Siamo pronti in Calabria? Le sale cinematografiche sono pronte a ripartire? Guarda, io proprio qualche giorno fa avevo contattato il circuito The Space, perché in Calabria abbiamo Lamezia e Catanzaro, sono due multisala, per sapere come si sarebbero comportati. Mi hanno detto che i cinema riapriranno sicuramente, però non sanno quando e con che cosa, perché poi il problema, non soltanto in Calabria ma un po' in tutta Italia, è vedere con che cosa riusciranno ad aprire i cinema, perché è vero che i cinema riaprono il 15 giugno, cioè tecnicamente possono riaprire il 15 giugno. Sì. Però con la distribuzione cinematografica il problema sta un po' più a monte, perché adesso, siccome c'è stato il blocco da febbraio di tutti i film pronti ad uscire in sala da febbraio in poi, sono stati bloccati e ovviamente spostati a data da destinarsi. Non sicuramente a giugno, perché non potevano prevedere quando si sarebbe potuto tornare a vedere i film al chiuso nella sala. E quindi non ci sono film da mandare, da proiettare. In soldoni è questo qua il problema. Se non dei recuperi, magari quei film che stavano uscendo, erano proprio tipo, il primo che mi viene in mente, il film dei Fratelli di Innocenzo, che ha vinto l'Orso d'Oro a Berlino, Favolaccio, è uscito in poche sale, poi è tutto chiuso, quindi magari, oppure l'ultimo film della Pixar, Onward, doveva uscire a febbraio-marzo, non si è capito dove, come è stato distribuito, sulle piattaforme, quindi qualcosa, qualche recupero ci sarà. Il problema è cosa portare in sala, perché poi c'è l'incognita degli spettatori. Molti spettatori sono disposti a rischiare tre play. Molti produttori, dicevo, Gian Lorenzo, hanno diciamo convenuto che fosse il caso di spostarli anche sulle piattaforme satellitari, e per cui molti di questi film tra lo streaming, Sky, insomma, ecco, li abbiamo potuti ammirare, insomma, quindi bypassando un po' il problema delle sale cinematografiche. E giustamente, come dici tu, adesso c'è il problema. Quali sono i titoli nuovi, no? Certo, questa soluzione dello streaming è stata un po' una parentesi fortuita, che forse ha insegnato qualcosa, perché tantissimi film, cioè in sala arrivava praticamente di tutto. C'era una massa informe di film che arrivavano
in sala. Molto spesso però i film che arrivavano in sala non erano dei prodotti, non voglio dire degni della sala, però dei prodotti che dovevano e potevano aspirare al grande schermo, perché tantissimi film sono andati in streaming, sono andati bene, molto bene in streaming, come non si pensava potessero andare in sala. Perché quindi c'è, questo si è prospettato anche per il futuro, magari sarebbe anche una buona cosa per dilazionare le uscite, per anche per disinfestare un po' il cinema da tantissimi prodotti che poi affollano le sale anche a scapito di altri film che non riescono a trovare la grande distribuzione. Tanti film sono andati molto bene in streaming, altri invece se ne sono guardati bene. L'esempio più eclatante è l'ultimo film che doveva uscire di Marvel Studios, per cui Scarlett Johansson, è stato rimandato a data da destinarsi, nonostante Disney Plus, la piattaforma in streaming, stia andando molto bene, non hanno voluto mandarlo sulla piattaforma perché, considerando lo sforzo produttivo, economico, che ha richiesto fare questo tipo di... È davvero un peccato non riuscire ad avere aspettare a data da destinarsi la piattaforma. No, ti chiedo scusa Gian Lorenzo, stavo dicendo davvero un peccato non avere un bel flusso internet, perché intanto ci stai facendo riflettere anche su una serie di situazioni. Mi pare di aver capito, con questo magari ci salutiamo, visti anche i problemi tecnici, Gian Lorenzo Franzì, che tutto sommato, come dire, non tutto il male viene per nuocere, perché in questa fase di emergenza tu stai dicendo magari è possibile riuscire a selezionare un certo tipo di film per le sale e utilizzare comunque altri mezzi di comunicazione, come le piattaforme in streaming, per dare più possibilità, più autori, quindi più sceneggiatori, più registi, più produttori, ovviamente anche più attori, immagino. Esatto, anche perché nello streaming hanno anche differenziato i prezzi, perché mentre al cinema costa 9 euro qualsiasi tipo di film, in streaming c'è, faccio un esempio l'altra volta di Onward, il film della pizza, che costava 15 euro, e altri film che ne costavano 4 o 5. Cioè hanno incanalato un flusso di spettatori, come è giusto che sia, anche un flusso economico, verso alcuni film e verso altri. Quindi lo streaming non ha, cioè, ha fatto male ovviamente agli esercenti e per tantissime altre cose, però ha fatto capire che ci possono essere altre strade da percorrere. Questo era il film. Adesso vediamo che succederà in sala, quello che vorranno mandare, però penso che prima di settembre-ottobre sarà difficile riuscire a tornare a vedere in sala qualcosa di nuovo è interessante. E allora noi aspettiamo volentieri di vedere la splendida e bravissima Scarlett Johansson, magari tra settembre e ottobre, magari, perché no, proprio lì nelle sale di Space. Intanto ringraziamo Gian Lorenzo Franzì per la disponibilità, critico cinematografico calabrese. A presto vederti e sentirti, Gian Lorenzo, e auguri ovviamente per tutto. Grazie ovviamente per la disponibilità. Oh, ciao a te. Intanto Abriatico adesso, perché ci aspetta al telefono Concetta. Concetta, buon pomeriggio. Andrai a ballare, Concetta? Buongiorno direttore, sono la signora Concetta. Non andrai a ballare lunedì? Com'è? Vai a ballare lunedì, Concetta? Scherzo. Sono la signora Concetta da Abriatico. Prego, Concetta, prego. Ecco, direttore, buongiorno. Buongiorno. Io vi seguo tutti i giorni. Grazie. E volevo fare la mia impressione. Allora, io sento tutte queste telefonate, no? Le persone che hanno bisogno, chissà perché questo Covid li ha svegliati tutti. Ma io dico, la mia mamma ha avuto 11 figli, non ha mai avuto un aiuto da nessuno, né dallo Stato, né dal Comune, niente. Ci ha cresciuto e siamo cresciuti sani, il mangiare non ci è mai mancato, e facendo tanti sacrifici, giustamente, no? E io ricordo che ero bambina, che avevo 7 anni, e per comprarmi un vestitino sono dovuta andare a lavare piatti da una signora tutto il giorno. Allora io dico, possibile che tutte queste persone hanno bisogno adesso che c'è questo virus? Questo... Cosa hanno fatto fino adesso? Noi siamo stati in 11, non abbiamo mai avuto un aiuto dallo Stato. Io noto persone che vanno con i buoni spesa, li ho viste di persona al supermercato, e hanno 4 macchine qui davanti alla porta che stanno a riposo, mangiano, bevono, chiedono gli aiuti, lo Stato non fa nessun controllo, è comodo fare l'ISEE, risultano tutti che non lavorano, quando invece chi lavora in nero da una parte e chi lavora in nero dall'altra fanno la bella vita, si beccano
con due figli e due sono loro, fanno quattro, si beccano il reddito di cittadinanza, si beccano tutto, e poi adesso ne approfittano anche di questa malattia che è venuta per chi ha bisogno veramente non ha niente. Io ad esempio ho un fratello che è un invalido con l'accompagnamento, dunque io avrebbe diritto anche lui a buono spesa, ma io questa figuraccia per 50 euro andare a fare e il buono spesa per un malato non lo faccio, preferisco mangiare meno io e portarlo un piatto di pasta a lui. Cioè, voglio dire, tutto sono usciti in questo momento, scelgono di lavorare due mesi all'anno, si prendono la disoccupazione, è una scelta loro, ma perché non vanno a lavorare che sono tutti a spasso? E il comune che gli dà questi soldi non li mette neanche a pulire le strade che è pieno di erbacce e che i canali sono tutti pieni di sporcizia che appena piove 10 minuti si allaga tutto? Io è questo che non riesco a capire. Come mai una volta non c'era niente per le famiglie numerose, ma niente, glielo assicuro, perché io adesso ho un'età, ho quasi 70 anni, dunque me le ricordo la fame, me ricordo tutto. E voglio dire, adesso hanno soldi a destra e a sinistra, buoni per i bimbi, buoni per qua, e buoni spesa, e teatro, e cinema. Io non sono mai andata al teatro in vita mia da quando ero bambina. Nessuno mi ci ha portato. E perché? Perché i soldi non ce n'era, si viveva appena. Mia mamma faceva qualcosa in campagna, mangiavamo quello che c'era, ma la carne chi la vedeva? Adesso io non lo so, gli manteniamo tutto e il governo per me sta sbagliando a dare tutti questi soldi a pioggia. Mi scusi direttore, ma io proprio vedo tutte queste telefonate, tutti a chi non mi è arrivato il buono spese, a chi non mi è arrivata la cassa integrazione, ma cosa facevano prima di questi 4 mesi queste persone? Eppure hanno 3-4 macchine in casa. Io li vedo, li noto, anzi mi viene la rabbia certe volte andare pure a denunciare. Cioè, mi risponda, non lo so. Non lo so. Se questa è una cosa giusta, che il governo sta dando tutti questi soldi e poi a noi pensionati, che ce la siamo sudata, lavorata, chissà perché già dal mese di marzo mi ha levato 4 euro. Che poi non è che prendo quella grossa, i miliardi sulla pensione, che ho lavorato 30 anni per avere neanche 800 euro al mese, voglio dire. Concetta, sei stata chiarissima, fra l'altro saresti una splendida conduttrice perché non hai pause, vai spigliatissima, per cui magari prima o poi vedremo di coinvolgerti in qualche altra trasmissione, magari a settembre quando mi dà ragione, non lo so. No, quando supereremo il Covid. No, in realtà la tua è una riflessione che per certi versi potrebbe anche sembrare forzata da un certo punto di vista, dall'altra però inserisce anche una serie di riflessioni che alcune forze politiche, alcuni politici cominciano anche un poco non a cavalcare ma proprio a sostenere, perché effettivamente in una fase di emergenza bisogna sapere selezionare, sapere scegliere. E quindi c'è bisogno dei controlli necessari e sufficienti, perché sicuramente in una situazione di questa natura c'è qualcuno che ci marcia, non c'è dubbio, è sempre stato così, ahimè. Ecco, da questo punto di vista siamo un popolo pulcinella, ecco, nell'accezione più nobile e più tenera del termine. Sicuramente c'è, però dall'altro lato, cara Concetta, poi c'è anche tanta gente che, ecco, come dire, proprio per evitare di mettere in mostra le proprie difficoltà, rimane con la propria dignità e spesso soffre in silenzio. Ecco, c'è un pezzo di comunità, c'è un pezzo di società. In Italia, ormai non solo nel sud, ma in generale in Italia, nelle tante periferie delle tante metropoli italiane, che soffre terribilmente, alle quali un paese serio e determinato deve anche guardare. Lì bisogna assolutamente sostenere. Io sono perché lì il pubblico sostenga con pragmatismo, con concretezza, con veridicità. Questo è quello che volevo dire. Dall'altra parte poi non v'è dubbio. Grazie a tutti, arrivederci.